eccoci in diretta da pochi minuti, sono passate le 16.30 da Sala del Libro, siamo nello stand degli editori del Piemonte. Abbiamo due graditi ospiti che ci parleranno di un libro di una persona che a Torino, Piemonte, ma direi in tutta Italia, per come poi capiremo in tutto il mondo, ha avuto una sua dose di notorietà. Si tratta di Giorgio Ceragioli, che è stato docente universitario alla Politecnico di Torino, ha inventato letteralmente una scuola di formazione per gli architetti, i costruttori di case nei paesi del terzo mondo, utilizzando il materiale locale, un tipo di soluzione che è stata poi in qualche modo propagandata e condivisa da numerosi scienziati e tecnologi di tutto il mondo. Ne parliamo con il figlio, che è Ferruccio Ceragioli, che ringraziamo per essere con noi, e con Lucia, che è venuta per testimoniare anche una colleganza non solo di simpatia, di condivisione di esperienze nel campo del terzo mondo, ma anche perché è stata collega a tutti gli effetti di assistente e quindi docente. Io comincerei proprio dalla figura professionale di Giorgio Ceragioli, se possibile. Io come editore aggiungo che il libro di cui parliamo è stato scritto da lui, ma ampiamente rivisitato da un suo successore, che non è con noi oggi, Massimo Foti, che saluta tutti, si trova in Sicilia in questo momento e vorrebbe sicuramente essere con noi. A Massimo Foti abbiamo chiesto di ripercorrere attraverso la sua memoria, ma anche la ricerca di documenti, di articoli scritti da Giorgio Ceragioli, un po' qual era la sua filosofia, la sua saggezza che oggi si può ancora comunicare. Ed è una saggezza che parte anche dalle cose concrete, dall'essere stato lui, anzitutto un costruttore, in termini anche molto pratici. Lucia, possiamo passare a te. Parlare di Giorgio Ceragioli per me è sempre un'emozione, perché ho avuto veramente la straordinaria opportunità, fortuna, chiamiamola come volete, di poter essere a scuola, nel Politecnico di Torino, alla facoltà di architettura, proprio a suo fianco per 30 anni, forse qualcuno di più, fino a quando lui non ha più potuto insegnare e mi ha un po' passato il testimone, e ho continuato poi io con tutti i limitati mezzi a portare avanti le sue idee, la speranza di farcela. Però Giorgio è stato un maestro insostituibile, i suoi studenti lo ricordano ancora oggi, tutte le volte che mi capita di incontrarli sento delle parole di grandissima stima e di grandissimo affetto. Basti pensare che, poi parliamo anche dei contenuti del suo corso, ma mi pare bello ricordare che cosa hanno scritto delle condoglianze nel momento triste della sua morte, due studentesse. Allora, una dice: se solo potessimo diffondere un pochino della sua capacità di affrontare le difficoltà, di credere con ottimismo nelle capacità dell'uomo, della sua mente, del suo cuore, di trasmettere con una battuta, uno scherzo, un profondo valore etico, di usare parole di altri per rivelarne significati nuovi e di immaginarli, di rivolgere al bene delle creature tutte, ogni sforzo ed ogni intuizione, ed infine della sua conoscenza tecnica e capacità di intuire e sperimentare, il nostro sarebbe certamente un mondo molto migliore. E questa è Monica De Silvestro, una bravissima sua allieva che ha fatto la tesi con noi, è stata molto vicina proprio al professore. Un'altra scriveva: la sua capacità di ascoltare gli studenti, la pazienza di seguirli, l'ironia sottile, soprattutto la capacità di rendere affascinante lo studio e la ricerca di soluzioni nuove, magari anche utopiche, non lasciando mai nessuna strada intentata e senza dare mai nulla per scontato quando si tratta di cercare risposte ai bisogni essenziali delle persone. Ecco, nocciolo il cuore di tutta la ricerca e la qualità didattica del professor Ceragioli è stato proprio quello di andare nella direzione dei bisogni essenziali delle persone, quindi far lavorare gli studenti con una metodologia esigenziale, con una
utopica, ma che è molto interessante, chiamato colline artificiali. Non so se poi ne parliamo senz'altro, intanto io confidenzialmente ho detto Nuccia con Moglio Maritano, docente anche lei al Politecnico di Torino. Avere un grande papà significa tante volte in casa immaginare una realtà molto diversa da quella che si può incontrare, vuol dire, occupandosi della cena, della spesa, delle facilità. Ma nel caso di Giorgio Ceragioli è stato un papà credo anche molto vicino, soprattutto alla famiglia, partecipe delle cene di ciascuno dei suoi figli. Che ricordo hai tu? Ovviamente ci sarebbero tantissime cose che si potrebbero dire. E certo c'erano alcune cose che per noi erano un po' particolari. Beh, da una parte il fatto che lui spesso fosse via, perché i suoi numerosi impegni professionali, ma non solo, tutto nell'ambito del volontariato, associazionismo e così via, a volte lo portavano appunto a Sochi, a spesso di sera e così via. E dall'altra c'era anche delle presenze interessanti, ecco, che per noi erano anche qualcosa di bello e che ci faceva piacere vivere. Penso ad esempio nel libro c'è il capitolo finale che è dedicato ai temi della non violenza soprattutto. Per esempio ricordo che ho a volte a pranzo, a cena a casa nostra c'erano magari degli indiani che venivano proprio seguaci del movimento indiano della non violenza, che venivano a mangiare a casa nostra e magari appunto parlavano ovviamente solo inglese, noi eravamo piccoli, non riuscivamo nemmeno a capire quello che di cui discutevano, ecco, però era comunque delle presenze stimolanti, ecco. Certamente credo che la vita, l'attività, il pensiero di papà abbiano offerto a noi molti, molti stimoli che forse, ecco, altrimenti non avremmo ricevuto. Proviamo a interpretare del libro Creativi e Responsabili sul piano della formazione. Lui è stato vicino a dei giovani che si stavano formando a una professione, innanzitutto giovani che si stavano formando alla vita con valori. Ecco, come declinava l'invito a essere creativi e contestualmente responsabili di quello che si tira fuori, perché lo scienziato pazzo è sempre dietro l'angolo, il tecnologo che prende la tangente, non economica, intendo, parte per la tangente e si perde nei suoi pensieri senza pagare la concretezza, c'è sempre. Ma come affrontava la formazione dei suoi allievi il professor Giorgio Ceragioli? Direi proprio che la sua attenzione è metodologica nella didattica e nella ricerca con gli studenti, perché faceva anche ricerche con gli studenti, era proprio in questa linea di pensiero, quella di formarli ad essere delle persone libere, delle persone non inquadrate in una manualistica, ad esempio della tecnologia, ma libere di pensare anche a soluzioni tecnologiche assolutamente alternative, anche talvolta poco accettate dalla stessa comunità del Politecnico. Basti pensare il suo impegno, che ho molto condiviso per diversi anni, ad avviare nella facoltà di architettura un laboratorio di autocostruzione. Eravamo visti come dei cretini fondamentalmente, che volevano fare delle cose, questi strumenti, fargli montare le pareti, fare delle cose strane, mentre invece dovevano stare seduti al banco e basta. Gli studenti attraverso queste esperienze hanno imparato veramente tante cose, hanno imparato anche che il lavoro manuale è un lavoro onesto, un lavoro bello, un lavoro che può aiutare a crescere, ma poi hanno imparato come si sistemano gli oggetti edilizi, come si montano, quali sono i problemi. Quindi da una parte intrecciata quella che era la volontà di farli crescere, maturare in una certa situazione, con il dovere
docente di tecnologia di insegnare loro la tecnologia, ma poi dava spazio appunto a ricerche alternative nel settore delle tecnologie di dati, laddove di nuovo sconvolgendo un po' i colleghi si andava a studiare dei componenti resi da esmoie oppure dei componenti terra cruda, dei componenti bambù che all'epoca, ora il bambù è diventato di moda, ma parliamo di 25-30 anni fa, facevano ridere i nostri colleghi queste cose. Invece sono venute fuori delle tesi di laurea, dei lavori assolutamente dignitosi, anche poi veramente ben premiati al momento della laurea, che ci hanno anche un po' confortato e che hanno dimostrato che il suo pensiero non era così strampalato. Direi che è stato veramente un tecnologo umanista, cioè un tecnologo che non ha mai dissociato l'insegnamento della tecnologia dall'impegno verso l'uomo, verso la persona. E credo che questa sia un po' la chiave di lettura e anche il valore del suo insegnamento, che va oltre essere stato un bravo professore di tecnologia, oppure d'altro canto essere stato un bravo filosofo, portatore di idee. Lui metteva le due cose insieme. Questa cosa io l'ho sempre apprezzata tantissimo. Un altro fatto che mi sembra forse diventa di rispondere a una domanda è lui ha anche sempre cercato di trovare in ciascuno di noi, collaboratori, nei suoi allievi, il meglio che poteva dare, senza pretendere l'impossibile, cioè conscio dei limiti tutti, anche dei suoi, però tirava fuori da ciascuno di noi, io facevo una battuta con lui, dicevo da mettiti fuori sangue da una rapa, perché talvolta mi sentivo proprio una rapa in confronto ai suoi saperi, alla sua capacità, però riusciva a valorizzare quello che riusciva a dare con grandissima sì. E tanto sono anche grazie a tre amici che hanno conosciuto anche Giorgio, se poi volete entrare in favore di camera a dire anche la vostra c'è possibilità. Tanto vi salutiamo e vi ringraziamo. Arriviamo un po' al cuore di questa saggezza che stiamo cercando di esplorare con il lavoro di Massimo Foti, che come dire, è sempre molto come dire, sofferente, tutte le volte che deve fare dei tagli, riduzioni, dice ma si perdono dei pezzi, però poi alla fine il libro, anche per essere letto, ha dovuto necessariamente sacrificare qualche cosa a beneficio di chi? Del nucleo di una saggezza che affonda sicuramente la sua fede cristiana, le radici più importanti. Su questo cosa ci puoi dire, Ferruccio? Giorgio Ceragioni credente, in che modo? Tra l'altro in anni di grande fermento, parliamo degli anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, quindi anche lui interprete e propugnatore di un rinnovamento della stessa Chiesa. Ma sì, direi che da questo punto di vista il libro è una buona testimonianza, essendo una raccolta di articoli pubblicati su riviste diverse, dalla rivista Progetto del Sernig alla rivista Diocesana, alla Voce del Popolo, ancora ad altri periodici, erano anche i luoghi che gli consentivano di spaziare, quindi di presentare le sue idee al di fuori magari dei limiti imposti da un contesto più accademico o di altro genere. E quindi anche in questo si trova certamente una buona testimonianza di quello che era il suo pensiero, le sue idee. Ma direi che il discorso della sua fede cristiana penso appunto che risenta molto da una parte della sua storia, delle persone che ha incontrato, con le quali ha vissuto, collaborato e così via, come dicevi giustamente tu nella domanda, risente molto degli anni dopo Concilio Vaticano II o immediatamente prima, in cui appunto c'erano molte speranze, e questo mi sembra che abbia dato al suo pensiero una nota
che si potrebbe dire di ottimismo, ma io preferirei dire di speranza, pur nella consapevolezza, ecco, della gravità dei problemi, in particolare quello di cui si è occupato di più, le questioni appunto legate allo sviluppo dei paesi del terzo mondo e così via. Ecco, nel pensiero di papà c'era una grande speranza unita alla consapevolezza che in qualche modo tutto poteva essere utilizzato appunto dalla tecnologia, nella quale ha creduto molto fino in fondo, come uno strumento che si può mettere a disposizione per l'uomo e il suo sviluppo, ma anche alle piccole cose della vita di ogni giorno. Ecco, in qualcuno degli articoli si parla di quella che papà aveva definito la rivoluzione dei modesti, cioè il fatto che tutti possiamo fare qualche cosa, possiamo dare un contributo a un mondo diverso. E papà, ecco, direi aveva anche questo sguardo contemplativo, ma in questo senso preciso, ecco, di saper cogliere anche in piccole cose della vita, un incontro, una persona, un episodio, ecco, qualche cosa che arriva a un orizzonte più grande, che si connetteva appunto all'orizzonte ultimo, appunto quello della fede, del regno di Dio e così via. E nello stesso tempo appunto questa fede, questa speranza consentivano anche uno sguardo anche a tratti ironico, autoironico prima di tutto e poi ironico, che invitava comunque, ecco, forse a non eccedere nel prendere sul serio se stessi e le cose, proprio perché nella consapevolezza che c'è comunque un disegno più grande, c'è un'azione di Dio più grande, che vanno avanti anche al di là dei nostri limiti e delle nostre piccolezze. Questo credo sia un bel messaggio, intanto lo applico in questo momento in cui, vedi, siamo anche presi da faccende molto molto pratiche qui per il salone, per la promozione, per la stampa, e pensi sempre di dover pur salvare il mondo, invece bisogna sempre ricordarsi che il mondo è già stato salvato. Noi dobbiamo provare un po' di interpretarlo. Ma da questo punto di vista, quando una persona è fedele, come dire, a una linea di pensiero, come dire, moralmente corretta, è anche anticipatore. Parlavi delle dimensioni, anche materiali della costruzione. Oggi si fondano delle start-up che partono dall'idea di usare prodotti alternativi, definiamoli così, che sono anche quelli più economici secondo le diverse economie, quindi incarnare una capacità, una intelligenza all'ambiente diverso. L'esperienza che avete fatto come scuola è partita con lui, è andata avanti. Se ci dice anche un po' meglio questa scuola di formazione, quante persone ha formato, in quanto tempo? Ci vorrebbe Massimo Fotti, che tiene sempre il conto preciso dei numeri, però so che la scuola di specializzazione in tecnologia, architettura e città ha formato negli anni in cui è stata viva 120, mi pare, architetti, quindi post laurea, che hanno fatto 3 anni di studi dedicati a questo campo, a questo aspetto della vita professionale. Con poi dei ritorni anche molto interessanti. Ogni tanto abbiamo notizie di, qui ce n'è uno, di questi signori di Giappone, dici magari tu qualche cosa su questa fronte. Lui è stato un allievo della scuola di specializzazione curdo, un'esperienza che credo si porti ancora dietro nella sua vita professionale di oggi. Altri sono andati a lavorare nei campi profughi, altri hanno fatto progetti ampio respiro di coordinamento, di sviluppi, penso a Corrado Minervini, che ha fatto veramente delle cose straordinarie in giro per il mondo. Cioè, di tutti questi 120 non tutti hanno fatto cose strepitose, però alcuni veramente
hanno potuto mettere a frutto anche diffondere quello che è stata la loro conoscenza, e quelli che non hanno potuto proprio diffondere sicuramente si sono portati dietro un bagaglio di informazioni che saranno andati via. Vorrei dire una cosa che proprio ci tenevo pensando a questo momento di oggi. Se devo trovare delle parole per definire Giorgio Ceragioli, uomo nel suo complesso, docente e persona, mi viene coerenza, perché è stato un uomo di una coerenza straordinaria, coerenza nel fare l'insegnamento, come dicevo prima, coerenza nel vivere la sua vita di cristiano fino alle estreme difficoltà della sua malattia. E questo è un tutto fermo, l'impegno, l'abbiamo detto, ma l'impegno che si è profuso nel tempo, nel genato di Don Ferruccio, dalle associazioni di San Vincenzo, quale è la fraternità, Caritas e quant'altro. E la creazione anche delle CICSEDE, che è stato, qui abbiamo il direttore dell'attuale del CICSEDE, quale da molti anni del CICSEDE, che è stata una creatura anche voluta da Ceragioli come centro di ricerca sui paesi, sull'ambito dei paesi in via di sviluppo. Quindi lui con impegno ha dato veramente delle testimonianze straordinarie. Creatività, altra parola chiave che contraddistingue il suo lavoro, la sua ricerca, il suo modo di insegnare. Intelligenza, come sappiamo, fiducia nel futuro. Fiducia nel futuro, è stato già preso questo concetto. Effettivamente, anche se il libro racconta di momenti, diciamo, di grossa preoccupazione per tutto quello che non sta ancora funzionando nell'approccio allo sviluppo, però è fondamentalmente sempre un uomo di speranza, un uomo che ha fiducia nel futuro, la non violenza, ne ho parlato a lui, amore e rispetto per la vita. Ci sono dei bellissimi passaggi nel libro dove si parla proprio di come si parta dal volersi bene noi stessi per poter voler bene gli altri, e poi che arriva delle considerazioni che bellissime, che l'ho citata anche, mi è piaciuta molto. Dice: vedere un bimbo è un'esperienza che ciascuno di noi ha fatto e che può fare ogni giorno, eppure ben poche volte ci meravigliamo del bambino che abbiamo di fronte. Ben poche volte ci meravigliamo del miracolo di questi piccoli corpi ormai perfetti che cresceranno e che hanno tutte le potenzialità per essere donne e uomini. Siamo quasi sordi alla meraviglia delle cose create, che sono la prima voce di Dio per farsi conoscere. Ecco, lui non era sordo a queste meraviglie, era capace di meravigliarsi. Non so se c'è un problema tecnico di quadratura da risolvere in questo momento di passaggio. Sì, dato che c'è stato un volontario in maniera da riprendere. No, per riprendere tutti. In particolare chiederei, visto che sono stati chiamati in causa. Sì, c'è l'architetto Giavari. L'architetto Giavari, io gli cedo il mio posto, intanto vado alla camera. Prego. La quadratura è rimasta la stessa. Buonasera a tutti. Allora, io comincio proprio da quando ho conosciuto Ceragioli, era nel 1982-83, credo, quando lui faceva il corso di tecnologia. Io facevo il secondo anno di architettura, chiedendo ai miei compagni studenti di prendere questo corso. Con chi lo devo prendere meglio? Subito mi hanno invitato il professor Ceragioli. Infatti l'intero anno con lui ho superato l'esame. Poi dopo la laurea, mi sono laureato nell'88, nel 90 mi pare la scuola di specializzazione, ho fatto la domanda, sono stato accettato. Lui era il direttore, anche era il mio relatore per la tesi di specializzazione, quindi dovevamo scegliere tra gli argomenti che erano presentati dalla scuola. Io avevo in mente un altro argomento che non era presente nella lista
nella tesi di specializzazione. Comunque l'ho proposto, lui subito ha accettato, era proprio sull'architettura della campagna, quindi dei villaggi in Kurdistan, l'ha accettato come sottotesi, quindi io ho fatto due tesi, lui ha accettato comunque invece di essere relatore con un allievo di una tesi, invece di due tesi abbiamo fatto, uno sotto tesi e l'altro la tesi. Infatti la tesi, la sottotesi per me è andato molto nella vita professionale, molto meglio, perché nel 2004 sono stato assunto all'Università di Sulaimania come docente. Dopo due anni ho cercato di introdurre proprio una materia nella didattica dei corsi della Facoltà di Ingegneria, il Dipartimento dell'Architettura, una materia sull'architettura kurda, che il mio testo era l'unico, perché purtroppo non c'erano né studi, né ricerche, né libri, è l'unica che io l'avevo anche tradotto dall'italiano in curdo e l'ho pubblicato. Fino adesso tre edizioni, pubblicati tutti e tre, sono esauriti tutti per fortuna. Cioè, parlando di Ceragioli sicuramente non sono all'altezza della mia professoressa Ceragioli o anche il mio professore Giancarlo e Gianfranco Cattai. Io l'ho conosciuto soltanto durante la mia vita da studente, sia durante i corsi di laurea che post laurea nella scuola di specializzazione, però per fortuna siamo rimasti in contatto, io con un altro mio collega che vive ancora lui adesso a Torino, a Mange, ogni tanto andavamo anche a salutarla, a visitarla proprio nella sua abitazione. Quindi per me, oltre professore che ci insegnava una materia tecnologica riguardo all'architettura, anche sul piano umano ci ha insegnato proprio delle cose indimenticabili. Io cito solo una cosa: durante la mia preparazione per la sottotesi, soprattutto essendo non c'erano proprio dei riferimenti, dei testi, dovevo recarmi a Londra. Quindi io l'ho detto che in quel momento ero un po' in crisi economico. Lui ha tirato il libretto degli assegni, mi ha fatto un assegno, vai, non ti preoccupare. Quando avrai, me lo se no, comunque mi ha fatto possibile fare anche quel viaggio, infatti è stato questo viaggio ha reso praticamente trovare tanti testi alla biblioteca di Londra e poi l'ho presentato, abbiamo saltato anche i conti. Grazie davvero, davvero preziosa anche questa registrazione, anche per il motivo del suo intervento. Tanto chiederei a Gianfranco Cattai di entrare in questo piccolissimo spazio. Gianfranco Cattai, che è in questo momento presidente di Foxil, quindi dell'organismo che raduna le ONG che hanno la medesima ispirazione, la medesima spinta propulsiva dell'impegno di Pier Giorgio, cioè di Giorgio Ceragioli, cioè quella di trovare nella fede cristiana dei buoni motivi per occuparsi bene dei bisogni dei prossimi volontari. Bassi è stato anche un suo allievo, un continuatore di alcune delle sue intenzioni. Vorrei dire, a proposito di Foxhill, due titoli, due pubblicazioni che Giorgio ha fatto a beneficio di Foxhill, ero coinvolto anch'io, ma era lui. Dico solo i due titoli. Il primo titolo era, siamo nel 1976, e c'era tutto il dibattito a proposito delle tecnologie intermedie.
noi usciamo, lui esce col titolo Tecnologie per l'uomo. Destabilizzante rispetto ai modelli, creativo e soprattutto molto chiaro. Le tecnologie, anche di inizio, devono servire all'uomo. 2 anni dopo, sempre come Foxy, esce un volume dal titolo Ibridazione tecnologica, terzo mondo verso il 2000. Oggi si comincia a parlare di ibridazione. All'epoca era quasi proibito, ma come era l'ibridazione? Noi, nord del mondo, abbiamo le soluzioni per questo. Qui c'è proprio la grande dimensione profetica e tecnologica di oggi. A me piace ricordare a me stesso e a voi tutti il fatto che a Biella, alla Colma, sulla sua tomba c'è scritto dare un'anima al futuro. Guardate che questa sintesi, dare un'anima al futuro, io ho modo di passare sotto casa c'era Giovi tutte le mattine quando sono Torino, e me lo chiedo tutte le mattine, dare un'anima al futuro è un imperativo oggi. Beh, io direi che sempre di meno c'è la preoccupazione di dare un'anima al futuro. Dare un'anima al futuro significa parlare di verità, parlare di centralità dell'uomo, parlare dei problemi che ci sono intorno all'uomo e risolverli, perché soltanto il futuro c'è, soltanto se c'è un'anima. E questo ce l'ha insegnato un creativo, un tecnologo, che era anche uno strano filosofo, pensatore, un uomo autentico, profondo, anche a Cardinal Pellegrino, non vorrei dimenticare la lettera Camminare insieme, è uno, Giorgio, che ci ha insegnato che noi possiamo dare un'anima al futuro anche se accettiamo di sforzarci a camminare insieme con chi ha la nostra fede e chi non ce l'ha, ma proprio per dare questa anima al futuro. Grazie. Grazie. Grazie, ci abbiamo a concludere. Io chiederei un giro ancora a Lucia Comonio e Ferruccio Seragioli sul piano, come dire, della spinta propulsiva, sul piano della tecnologia, della competenza che hanno acquisito, che stanno acquisendo ancora oggi gli studenti del Politecnico di Torino. Quanto ancora oggi è forte quello di Giorgio, cioè l'impronta è lunga. A me sembra, anche dalle parole sentite prima, che forse la ramificazione del Cerragio di pensiero, della sua azione, non dobbiamo neanche più solo cercare la Torino. Probabilmente in tanti angoli di mondo c'è un qualche virgulto che sta crescendo, magari anche insaputo oggi. Quindi forse anche sul piano morale, no? Ciò che ha segnato Giorgio, forse magari ricorderai, Ferruccio, se voglia, il suo far nascere tanti organismi strada facendo, di amicizia anzitutto e di concreto aiuto allo sviluppo. Ecco, questa spinta ancora continua, in quale modo, ovviamente da dove adesso riesce ad andare anche a vedere più decisa. Come fatto concreto ancora in facoltà di architettura c'è questo centro di ricerca e documentazione in tecnologia, architettura e città dei paesi in via di sviluppo, che è stato diretto prima da Massimo Foti, perché è nato dopo l'abbandono di Giorgio, ma proprio sulla scia del suo pensiero. È stato diretto da Massimo Foti, poi mi ha lasciato Massimo Foti. Oggi diretto da Francesca De Filippi, sua allieva, una bravissima sua ex allieva, oggi è un professore associato, che manda avanti proprio all'interno del centro tutta quel dare un'anima alle ricerche e alle attività di
promozione nei confronti dei paesi di sviluppo con grande competenza e con grande professionalità. Quindi questo è un tassello. A livello di scendendo sul campo della tecnologia e dell'autocostruzione, posso dire che abbiamo avuto questi anni di laboratorio tecnologico di autocostruzione. Io lo dirigevo e con me c'era una preziosissima collaboratrice, l'architetto La Cirignola, che fortunatamente ha continuato, pur non aiutata dai baroni che ha sopra di me. Proprio bisogna dirlo chiaramente, perché chi dirige poi tutta la baracca non gli importa niente di questa cosa, con molta amarezza, con molta pazienza. Però lei, da formichina, continua a proporre delle cose. Tra l'altro le propone in sinergia con Francesca De Filippi, quindi nel centro, facendo di nuovo questa commistione tra le ricerche che servono nell'ambito del nostro posto da noi e il problema della casa del paese. Quindi questo è il nocciolo che è rimasto, ma mi pare molto bene per cioè il suo pensiero, le sue intuizioni, le cose che ha insegnato sono sanificate forse in mezzo mondo veramente, perché noi eravamo banchieri indonesiani, indiani, africani, cioè ne abbiamo avuti veramente in tutti i paesi, quindi si spera che continuino. Sembra poco, ma almeno un'elencazione delle cose che ha fatto nascere e che continuano ancora oggi. Questo non lo saprei nemmeno io, è anche difficile fare un elenco di tutte le cose che ha fatto. Una di quelle più importanti che continua ancora oggi è la Quaresima di Fraternità. È stata un'invenzione per la Chiesa di Torino, che in qualche modo si è diffusa poi anche in altre realtà, nel tempo della Quaresima, di raccogliere fondi da mandare appunto nei paesi in via di sviluppo. E un'altra realtà importante che continua ancora oggi è il Movimento Sviluppo e Pace, è un movimento appunto che si occupa di progetti nei paesi di sviluppo e che fin dall'inizio si è caratterizzato per una presenza comune, un lavoro comune di cristiani e non cristiani, laici e altri con ispirazione religiosa. Si vorrebbero citare le cose che ha fatto a favore dell'India e insieme ai movimenti non violenti dell'India per tutta una serie di fattorie che sono un po' costruite sull'ispirazione di Gandhi e di Vinoba. E poi insomma credo ci sarebbe un grande, questo possono essere sufficienti. Io l'Università della Pace con questo rilevo sempre. Noi ringraziamo, è già finito il tempo, adesso che forse cominciamo a carburare di più dobbiamo interrompere, però l'incontro con Giorgio continua leggendo i suoi scritti e continua magari lasciando emergere sempre di più questa serie di frutti che sono venuti dal suo pensiero e dalla sua azione, oserei dire, educativa in senso lato, educativa alla education, all'inglese, cioè di formazione, educativa anche delle coscienze, della sensibilità. Grazie a Lucio Bomoglio, grazie a Ferruccio Cervino. Se lascio poi il nome...